Professore Melchionda, buon sabato. Buongiorno, buon sabato a tutti, Mario, grazie. Allora, professore, partiamo da una udienza importante che c'è stata ieri a Paola, che ha riguardato il nostro territorio, in particolare l'area del fiume Noce e nello specifico una vicenda di cui abbiamo parlato molte volte. Parliamo della discarica di San Sago. Professore, com'è andato questa udienza? Beh, siamo purtroppo in grande ritardo, no? Insomma, il processo corre, io mi auguro di no, insomma, ma corre il rischio di finire in prescrizione il tutto. La questione riguarda un periodo di inquinamento che si è riscontrato, sono i capi di imputazione, in un periodo dal 2009 al 2013. Quando poi l'impianto è stato sequestrato e quindi è iniziato tutto l'iter processuale. Ieri sono stati ascoltati dei testi e il processo poi è stato aggiornato al 21 di gennaio per ascoltare ancora altri testi. Ora, vi sono tantissimi testi ancora da sentire. Si corre il rischio che potrebbe, come dicevo prima, che il tutto finisca in prescrizione. Sarebbe una ennesima sconfitta, credo, per il discorso dell'ambiente. Io non voglio dire che bisogna arrivare alla condanna per forza, assolutamente, ma che ci sia un processo e che termini con un giudizio. Insomma, ecco. Ricommettiamo, credo, di ripercorrere un errore, è un percorso che è stato già seguito in precedenza per una società che gestiva l'impianto nello stesso posto, ma che aveva un altro nome negli anni 90. E questo non è assolutamente edificante, non è positivo, né per l'ambiente né per la giustizia. Professore, abbiamo letto qualche post, diciamo, qualche riflessione del regista, dell'attore Ulderico Pesce, che anche lui è stato protagonista di di una campagna di sensibilizzazione in difesa, ecco, del territorio. Lui asserisce nei suoi interventi, insomma, che un po' le amministrazioni comunali della Valle del Noce sono state assenti, diciamo, ecco, non vi è stata la sufficiente attenzione verso questa questione. Ecco, invece il professore Melchionda cosa pensa? Ma no, io ritengo che attenzione sul territorio ce n'è stata non molta, ecco, per non dire pochissima. Questa attenzione che manca, che è mancata, ha prodotto probabilmente anche dei vuoti, vuoti istituzionali e dei grossi problemi che oggi noi stiamo scontando. Quindi io sono d'accordo con Ulterico nel momento in cui dice che poteva esserci un'attenzione maggiore. Io credo che un amministratore locale deve necessariamente rendersi conto e tastare il polso della situazione. E oggi il tema ambiente è un tema prioritario, un tema centrale, non può non essere, ecco, messo al primo posto. Credo che, mi auguro che questa riflessione che oggi stiamo facendo in tanti e che parte dalle, diciamo, postazioni più significative della storia dell'umanità, vengano recepite anche dai piccoli amministratori, perché molte volte questi scempi ambientali avvengono nei luoghi più remoti e allora abbiamo bisogno che ci sia questa attenzione. E se l'attenzione da parte dell'amministratore o dell'amministrazione in generale non c'è, io credo che occorra la sollecitazione da parte della gente, dei cittadini, delle associazioni. Ecco, ritorniamo al discorso che è un filo, mi pare, conduttore anche delle nostre interviste, che è quella cittadinanza attiva, che vuole che il cittadino si renda conto di quello che succede nel proprio territorio o intorno al cittadino stesso. Ecco, io credo che questo deve avvenire. Quindi, in sintesi, condivido quello
questa analisi. Certo, molte volte, in molte occasioni, le amministrazioni locali o gli enti locali non sono determinanti, nel senso che la legge stessa non vuole che lo siano. Ed è questo un altro elemento. E qui abbiamo bisogno, di rimodificare e di rivedere un quadro normativo, anche un quadro normativo su quello che è l'ambiente. I sequestri oppure i delitti o diciamo, i disastri ambientali non sono percepibili immediatamente. Un omicidio ha un corpo che viene recuperato e quindi c'è una percezione immediata del reato che avviene. Il disastro ambientale purtroppo avviene con lentezza, viene percepito anche con grande ritardo o a volte non viene percepito per niente. Allora perciò abbiamo bisogno che ci siano più occhi, che ci siano più attenzioni, ma che ci sia pure una legislatura che ci metta in condizione di poter agire, di poter fare agire anche gli enti locali. Certo. Professore, per concludere questo argomento, ma ovviamente ci ritorneremo su svariate volte sicuramente, ecco, diciamo una riflessione da un punto di vista umano, no? Io sapevo di questa udienza, insomma, di questo incontro al Tribunale di Paola e pensavo, ma una persona, un professore, comunque, insomma, una persona che ha la sua famiglia, un po' anche i suoi problemi, no? Di natura personale. Qual è l'energia che poi la spinge a mettersi in macchina, andare a Paola, probabilmente a proprie spese, probabilmente, Certo, sì, sicuramente. e quindi No, poi ad avere pensieri in testa, insomma, ecco. vabbè, io ho scritto delle riflessioni in merito proprio a questo, no? E io ricordo che delle prime volte che mi sono, diciamo, interessato a questo fiume, all'inquinamento di questo, è stato negli anni Ottanta, e proprio nella zona di Sanzago, quando fotografavo dei camion che scaricavano direttamente il liquame diciamo, questo autospurgo, che scaricava i liquami direttamente nel fiume. E io mi rendevo conto, ma com'è possibile? Andavamo ancora a mare in un gastrocucco che era diverso rispetto a come oggi, ed un mare che ancora io ricordo pulito in quegli anni, insomma. Quindi non come oggi, perché oggi la situazione è cambiata. E ricordo che già di aver investito allora le preture di Lauria e di Scalea su questa cosa, non è successo niente, fui chiamato anche dai carabinieri. Ebbi anche delle minacce, telefonate anonime, che mi invitavano a farmi i fatti miei, perché erano problemi che non mi riguardavano. Non è vero, insomma, perché i problemi mi riguardavano, ma riguardavano un po' tutti. Quante volte ho scritto e quante volte ho detto anche diciamo, in incontri pubblici e politici. Però, ecco, come dicevo prima, diventa difficilissimo essere ascoltati su una questione ambientale che non immediatamente ferisce, ma è un qualche cosa che dovrà avvenire. Ora sono trascorsi tanti anni, 40 anni, circa 40 anni. Oggi vediamo il mare che non è pulito, il fiume che ci dà problemi. Ecco, ma è un poco, diciamo, tardi se ci accorgiamo con questa lentezza di questi problemi. Ora, qual è il fatto? Perché io credo che sia un fatto più o meno un po' culturale, no? Ognuno di noi poi ha degli interessi più specifici e più, diciamo, urgenti che vuole portare avanti. La questione ambientale, la questione politica, per me sono state questioni essenziali, proprio di formazione, di vita, è stata una scelta di vita. Lo faccio con piacere, come tu dicevi, anche a volte rischiando delle cose e sicuramente rimettendoci, perché ho avuto anche denunce e sono stato anche in tribunale e ho dovuto difendermi e ho dovuto pagare gli avvocati. Insomma, è una situazione che chiaramente costa. Penso che se vi fosse, ecco, una organizzazione un poco più capillare, un'attenzione un poco più, diciamo, forte, pregnante anche da parte della comunità, io credo che le cose sarebbero distribuite, a parte il fatto che ci sarebbe un controllo
migliore, maggiore soprattutto, e quindi un'attenzione alla tutela. Ecco, proprio sull'attenzione, professore, cambiamo argomento, ma ci ritorneremo, come abbiamo detto. Libera sta molto attenzionando un po' la questione del Covid e la mette quasi in parallelo, no? Crea una sorta di braccetto, insomma, tra il Covid e le mafie. E Don Luigi Ciotti sta molto parlando di questo, perché si sta creando un terreno proprio fertile alle mafie a causa del Covid. Ecco, professore, se brevemente possiamo Sì. Beh, sottolineare questo aspetto. Libera insieme al giornale, questa rivista si chiama La Via Libera, che viene edito appunto anche dal gruppo Abele, che insieme a Libera percorre i processi che si svolgono nel nostro mondo per quanto riguarda la criminalità organizzata. Ha preso e messo insieme dei dati ufficiali da parte della Banca d'Italia, anche dell'antitrust e quindi dell'anticorruzione, e ha fatto un dossier che ha chiamato, ha intitolato proprio Tempesta perfetta, proprio le mani proprio della criminalità organizzata sulla pandemia, per cercare di dire che cosa? Che questa pandemia ha rappresentato per la criminalità un'occasione ghiotta. Le mafie hanno approfittato delle crisi economiche, sempre, e hanno approfittato del Covid. Vi sono delle intercettazioni telefoniche che sono straordinarie, nel senso che sono eloquenti, vi fanno dire: oh, questo Covid da parte del gruppo di alcuni camorristi, del gruppo di Lauro della Camorra, che ci dicono: questo Covid ci sta dando una mano eccezionale. E difatti le imprese, diciamo, che sono a rischio, sono tante, ci sono 100.000 imprese che sono a rischio liquidità in questo periodo, già in questi primi 10 mesi. Le misure erogate dallo Stato non sono state sufficienti, hanno permesso probabilmente ad alcune imprese, quello dal dossier si evince, un 42.000 imprese a fronteggiare una crisi di liquidità, ma ce ne sono ancora altre 100.000 che sono in difficoltà. Ecco, quindi, se è vero che i mafiosi e i corrotti approfittano da sempre delle sciagure sociali e naturali, pensiamo solo al malaffare fiorito attorno ai progetti di ricostruzione post-terremoto, li abbiamo ricordati da poco, in occasione dell'anniversario del 23 novembre. La mafia in Basilicata, strutturata, nasce proprio dopo questo terremoto del 23 novembre e noi ancora non sappiamo quanti sono i miliardi di lire allora che non possono essere più rintracciate. È anche vero, comunque, dicevo, che le conseguenze di questa pandemia rischiano di produrre danni che sono permanenti e strutturali. Perciò è necessario realizzare quei cambiamenti anche di paradigma politico-economici, diciamo, di cui parla sempre, devo dirlo e lo ricordo sempre con grande piacere, il Papa, ogni volta che ci richiama con forza alla consapevolezza che quello che ci governa è un sistema ingiusto alla radice, dice il Papa. Io vorrei che si riflettesse su queste cose, come vorrei che nelle chiese si facesse una riflessione. Che cosa significa? Il Papa interviene politicamente in questa cosa. Lui sta dicendo che le radici di questo sistema sono ingiuste, cioè sta invitando la politica a modificare i paradigmi. In Italia sono cattolici buona parte, diciamo, la maggioranza, la stragrande maggioranza dei politici impegnati in questo governo. E allora vuol dire che non l'ascoltano per niente il Papa, o che la voce del Papa è una voce che si perde poi nello spazio. E non è possibile, non Certo. può essere così. Ecco, questo è un richiamo forte a queste cose. Inoltre, la solitudine, le paure, l'insicurezza di tantissime persone che si sentono proprio abbandonate dal sistema, e fanno sì che si vada proprio creando un terreno fertile proprio per le mafie. E sono proprio questi gli elementi che poi ingentivano
spingono le mafie ad avvicinare la povertà e a farla propria e a utilizzarla come manovalanza e soprattutto far proprio le imprese. L'assenza di aiuti dallo Stato spinge, sempre così è stato, i bisognosi verso i criminali. Certo. La solidarietà ha provato a rimediare, ma non sempre ci riesce. E allora abbiamo bisogno, occorre proprio che ci sia un cambiamento strutturale. Questo dossier di Libera, poi molto analitico sui dati, sugli elementi regione per regione, parte dell'Italia, parti dell'Italia, sud, centro, nord, beh, dà il quadro e illumina su quello che sta avvenendo e come la pandemia sta modificando il nostro sistema. Assolutamente. Professore, cambiamo nuovamente argomento. C'è un'immagine, c'è un video che ha fatto capolino sia sui social ma anche sui telegiornali nazionali. C'è quello sconsiderato raduno, non so come definirlo, quell'appuntamento, insomma, tipo Mezzogiorno di Fuoco dei film western, dove praticamente gruppi di ragazzi si sono ritrovati al Pincio. Tra l'altro, uno dei luoghi più belli e meravigliosi, diciamo, Certo. e si sono Certo. ritrovati non per stare in amicizia, ma bensì per farsi violenza l'un con l'altro. Ecco, professore, da educatore, da insegnante, no, che ha a che fare tutti i giorni con i ragazzi, ma è possibile che ci si dà appuntamento tramite i social per scazzottarsi così per strada? Cioè, davvero. Dove andremo a finire di questo Beh passo? sì, c'è un allarme, io credo che come tutte le altre le cose che abbiamo detto prima, è un allarme proprio po povertà educativa e soprattutto nelle periferie o nelle zone più emarginate. Io penso che ci sia questo elemento e dobbiamo farci carico di questa cosa. Ci sono tante paure, tante ansie, la stessa resistenza, no? Questa che noi chiamiamo resilienza, proprio che contrasta un po' con l'idea del superomistica, no? Proprio dell'uomo, del superuomo, dell'uomo invincibile. E del resto la cosa strana è che questa mania di fare del male poi deve essere fotografata e messa sui social. Cioè è una cosa grave veramente dal punto di vista proprio educativo. Allora c'è una necessità di intervenire in maniera drastica. Del resto non ci dimentichiamo, questa situazione non è presente solo per il Covid, per questa pandemia, perché era precedente al Covid e già altre volte avevamo denunciato. Del resto pochi mesi fa abbiamo pianto l'assassinio di Willy, no? A seguito di altre violenze prodotte sempre da giovani. Beh, allora oggi viene aggravata ancora di più. E dobbiamo riflettere anche su questo, perché oggi manca la scuola, per molti ragazzi manca la scuola, e soprattutto per i ragazzi delle periferie, delle città o di paesi, i quali restano nella strada. E anche in questo caso la pandemia, con queste sue ricadute, sta accentuando le criticità che erano già presenti, come dicevo, e che più volte abbiamo denunciato, colpendo in modo grave proprio le periferie, che sono già provate da povertà, da disagio e quindi anche dalle mafie. Questa è un'altra emergenza alla quale non si può rimanere indifferenti. Io credo che anche su questo abbiamo bisogno di intervenire. E quando i ragazzi quindicenni finiscono per strada in balia dei clan, e anche qui nella nostra area abbiamo bisogno di fare una riflessione su quello che è il giovane, il quindicenne o il diciottenne disoccupato o in cerca di prima occupazione, che cosa fa in relazione anche all'aumento dello spaccio delle droghe nei nostri paesi? Parlo del Certo. Lago Negrese e parlo della Valle del Noce, anche allargata. Certo. La criticità poi nelle scuole, i ritardi nella consegna dei dispositivi anche per la didattica a distanza, l'assenza della connessione da parte di qualcuno, io non dico presente in maniera forte qui nel nostro territorio, perché probabilmente la possibilità anche di arrivarci in maniera facile alle persone, individuandole e arrivandoci, permette alle scuole, permette a noi magari di risolvere delle cose, ma nelle città diventa difficile intercettare.
abbiamo più di 1,5 milioni di ragazzi che si trovano in questa situazione, dove anche si aggiunge il caso poi della formazione professionale che manca, il vuoto o i gravissimi ritardi anche di misura a garantire proprio il diritto all'istruzione in generale. Questo chiaramente traccia un quadro buio di questi giovani, di questi ragazzi. Noi abbiamo un grosso problema, io credo, su quanto riguarda i giovani. Noi lo diciamo come Libera a livello nazionale: tra le emergenze, le povertà, inseriamo tra le quattro grandi povertà, inseriamo oggi quella dei giovani. E c'è un impegno che abbiamo bisogno di assumere nei loro confronti. Noi non possiamo lasciargli questo mondo e né possiamo dargli quello che stiamo dando loro. La prospettiva migliore è la precarietà a livello anche lavorativo, e quindi ecco la necessità di modificare. Riprendo ancora gli inviti sui paradigma che faceva il Papa. Abbiamo bisogno di metterlo in pratica, e quindi bisogna cambiare il sistema politico prima di tutto. È chiaro che poi il sistema culturale, ma è una conseguenza di un sistema politico che deve essere modificato, di un'attenzione diversa, di uno stile di vita diverso, che abbiamo bisogno proprio anche di impiantare nei nostri comuni. Abbiamo bisogno di recuperare valori come la solidarietà, la collaborazione, che sono stati un elemento, se non erano quantomeno canonicamente indicati, facevano parte della vita delle nostre comunità, ed era la grande forza dei piccoli paesi. Oggi veramente si perde anche l'essenza di vivere in un piccolo paese, perché viviamo nelle case, in solitudine, al di là del Covid, al di là del Certo. Covid. Siamo abituati a vivere da soli, a vederci i fatti nostri. Sono i fatti nostri, non i fatti degli altri. Non ci interessano e non ci devono interessare. E soprattutto l'educazione che va ai figli è questa, molte volte. Fatti i fatti tuoi, non interessare degli altri. Sono problemi che non ti riguardano. E questo non credo che possa essere una linea che da seguire. Certo, c'è un certo associazionismo che fiorisce, però poi alla fine, diciamo, comunque appare insufficiente rispetto un po' a tutto quello che Eh appunto. sì, Mario, perché non basta l'associazionismo, perché frutto tutto l'impegno che si mette nell'associazionismo, lo dicevamo anche prima, però poi molte volte rischia di diventare un associazionismo di pochi, no? Di gruppi, soliti gruppi che si impegnano, che fanno, e non ce la fanno perché hanno bisogno di provvedimenti anche economici, strutturali. Questo dovrebbe essere lo Stato, Certo. l'istituzione ad intervenire, ad essere presente. Non si può fare carico sull'associazionismo. E diventa un'elemosina poi. E l'elemosina è quasi il superfluo che in genere la gente dà. Non dà parte vera di se stesso. E non può funzionare. Certo. Tra l'altro qui, professore, potremmo aprire anche un buon discorso sul terzo settore, ma ci ritorneremo Sì. sicuramente, perché quello è pure un altro ambito molto importante, molto positivo, però alcune volte si ha la sensazione che è un po' anche autoreferenziale, ma ne riparleremo. Invece vorrei un commento breve su una notizia che un po', non dico che mi ha fatto saltare sulla sedia, però mi ha fatto un attimo riflettere. Leggevo nei giorni scorsi, mi pare su Basilicata Net, qualcosa del genere, che l'ARPA di Basilicata ha avviato la prima ispezione ambientale integrata al centro olio Valdagri di Viggiano. E io mi sono detto, quasi ingenuamente, ma è possibile, è la prima volta che fanno un'ispezione? Perché uno pensa, no, caspita, qui Certo. c'è tutto un movimento, c'è tutto un. Insomma, le estrazioni indubbiamente producono una serie di effetti collaterali e adesso c'è la prima ispezione, o comunque, voglio dire, poi leggendo viene fuori che la faranno ogni 6 mesi, quindi allora uno si pone pure il problema, Certo. allora prima o non si faceva proprio, si faceva con più tempo, insomma, c'è qualcosa che forse nel meccanismo non funziona, ecco, un suo parere, insomma. Vedi, ci sorprendiamo poi della normalità quando arrivano le belle notizie, non ci crediamo. Cioè, da un po' di tempo il direttore generale, adesso nuovo direttore generale che ne abbiamo conosciuto, che incontreremo tra l'altro come comitato per il Fiume Noce il 15, quindi fra qualche giorno incontreremo in una videoconferenza,
per le questioni legate al Piume Noce, beh, sta, secondo me, applicando quelle che sono le funzioni, le attività, i principi organizzativi dell'ARPA. Quando circa 25 anni fa è stata istituita questa agenzia, beh, tra le funzioni c'era funzione di controllo e accertamento analitici delle attività, funzioni di monitoraggio e prevenzione, funzioni di informazione, ora le dico così più o meno, forse non tutte, ma a memoria, funzioni di informazione e comunicazione, funzione anche della gestione dell'agenzia stessa e poi questo supporto tecnico a privati e c'era una funzione quella della ricerca. Questa era più o meno, credo che qualche altra non l'abbia saltata, ma queste erano le funzioni importanti dell'ARPA. Ora le sta mettendo in pratica questo direttore. Dobbiamo dire che qualcuno dice destra, sinistra, insomma, queste classificazioni, ma non c'entrano, perché poi sono delle nomine politiche e quindi il problema è fare, il problema credo che sia fare adesso. Ora, se questa diciamo, ispezione, chiamiamolo così, che rientra nella programmazione proprio dei controlli, no, sull'impianto, beh, diventano sistematici. Io credo che è un'opera normale che si fa e bisogna dare atto che si ripristina un ruolo. Che cosa non ha funzionato prima dell'ARPA? Era l'ARPA stessa che non applicava e che non funzionava, a parte e al di là di tutte le inquisizioni e di tutte le cose che non hanno fatto, che hanno fatto male, tutti i direttori che sono saltati per essere stati scorretti nell'adempimento del proprio dovere. Ma questo sta facendo la normalità. È come quando si trova un insegnante che insegna, un medico che fa il medico e lo fa con la passione e con le dovute o tutte le altre professioni. Beh, noi ci sorprendiamo, addirittura poi a volte diamo anche le medaglie se uno diventa normale. Ma è una cosa assurda. Cioè, faccio il medico e si fa così, faccio il meccanico e lo faccio perché si fa così, faccio la fattura ogni volta se faccio la mia professione privata e non ho bisogno di una medaglia perché sto facendo il mio lavoro. E quindi io credo che dobbiamo incominciare a non sorprenderci quando queste agenzie fanno il loro lavoro. Ecco, per quanto riguarda poi nel caso specifico del Centro Oli, ma da quanti anni è stato chiesto un controllo reale, vero, e non c'è stato, bisogna dirlo, e molte volte sono stati anche tirati proprio, proprio con dalla, come si dice, dalla cravatta l'agenzia per poter fare delle cose. Oggi stanno facendo un controllo sia documentale, quindi sulla documentazione, cioè tutte le parti che le autorizzazioni che in questo caso anche il centro, il COVA ha e deve avere per poter funzionare. I cosiddetti soggetti all'AIA, questa autorizzazione integrata ambientale. In Basilicata sono 52 impianti. Magari fosse stata fatta nei tempi e quando l'abbiamo chiesta più volte per tanti impianti, anche sul fiume Noce. E oggi viene fatta e sappiamo che queste autorizzazioni sono abbastanza anche complesse, occorrerà il tempo che occorre. Mi auguro che non ci si fermi a questo e che si vada avanti poi nella seconda parte, nel campo poi proprio delle finalità anche di verifica del rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative che ha il COVE e che hanno tutte le altre, gli altri impianti. Ora, ci sono delle cose che vanno a secondo della gravità, no? Se il rischio che queste installazioni producono è molto alto, è moderato, è basso, si fanno una serie, diciamo una periodicità di interventi. Se il rischio è molto alto, è soggetta a ispezione annuale. In questo caso hanno addirittura fatto una specie di deroga, credo, perché l'hanno portata a semestrale. È importante perché il COVA non è un impianto qualsiasi. Il COVA determina una situazione che è straordinaria, non solo nella Val d'Agri, ma gli inquinamenti che sono stati prodotti nel lago del Pertusillo, in tutta l'area, per quanto riguarda l'agricoltura, beh, sono sostanziali. Nell'acqua, che è la risorsa principale della nostra regione, è l'acqua. Certo. È l'acqua, è soprattutto l'immissione di acqua all'interno delle sorgenti e delle falde che preoccupa in maniera forte, deve preoccupare
E io mi auguro che si facciano i controlli fino in fondo su questa cosa. E mi auguro che si facciano i controlli, e qui finisco, su tutte le attività che riguardano il nostro territorio e soprattutto il fiume Noce, se lo vogliamo vedere salvato e recuperato. Professore, seconda parte di questa puntata, tra l'altro, ecco, metto insieme due questioni. Leggevo in queste ore che l'indimenticabile Paolo Rossi da bambino voleva fare l'astronauta. Ecco, apriamo ecco, questa seconda parte con questa seconda parte che dedichiamo un po' c'è una rubrica, no, che va in parallelo sull'eco, no, a spasso tra le stelle, no? E quindi Sì. in qualche misura noi lo evidenziamo anche vocalmente, insomma, ecco, evidenziamo vocalmente questa rubrica. Ecco, e prima di addentrarci su una domanda diciamo, particolare che le vorrei fare, un po' ecco, un ricordo di questo astronauta mancato, ma di questo grandissimo centravanti della nazionale. Beh, io credo che se non ha realizzato il suo sogno, che era quello di fare l'astronauta, adesso il Corriere della Sera ha pubblicato, no, questa cosa, l'idea di fare l'astronauta, probabilmente credo che lo abbia fatto facendo volare molte persone, insomma, anche molti ragazzi, molti giovani e molti uomini e donne in quell'anno bellissimo in cui l'Italia vinse i mondiali. E credo che sia stato un punto di non ritorno poi, nel senso che dopo quegli anni, l'82 e quei mondiali, il calcio è cambiato molto, è cambiato in tante direzioni. E quindi se non ha fatto l'astronauta, che poi è il sogno di tanti ragazzi, no? Fare l'astronauta, andare nello spazio, è stato sempre il sogno di tutti. Paolo Rossi è riuscito, attraverso quelle sue eccezionali, no? Trovate, anche perché era un opportunista straordinario, era una grande, un centravanti di grande disponibilità e movimento, ha fatto sognare, ha fatto volare tante persone, quindi io credo che questo sogno lo ha comunque realizzato in maniera diversa. È stato un autista, ecco, diciamo, che ha guidato forse da terra questa astronave e l'ha fatta comunque decollare nello spazio. Ecco, Quindi. professore, tornando invece diciamo sulla rubrica in senso più stretto, riflettevo su un fatto. Ecco, leggo insomma, di alcuni miliardari, in particolare un miliardario che sta organizzando un po' i viaggi sulla Luna, su Marte, diciamo una sorta di inizio di colonizzazione, ecco, di questi territori particolari. E mi chiedevo, insomma, ma c'è un'autorità, insomma, ecco, mondiale che in qualche misura va a normare, insomma, perché a questo punto chiunque va sulla Luna, si prende un pezzetto e magari ci fa una discarica, magari, diciamo, ecco, chi ha la giurisdizione dei pianeti, dei satelliti. Beh, diciamo che è una domanda molto bella questa, no? Una domanda molto bella perché si mette in condizione di parlare, sarebbe una cosa lunghissima, devo stare nei tempi. Questo problema è stato posto negli anni quando vi è stata la guerra fredda e quindi questa conquista nello spazio. E nel 67, più o meno, credo più o meno 66-67, è stato realizzato anche un trattato tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America. Fu fatto un trattato per dire che non è soggetto lo spazio, no? E quindi ad appropriazione nazionale. E quindi nessuno può rivendicare. Ed è stato scritto questo, nessuno può rivendicare la sovranità proprio tramite l'occupazione, se no si arriva ad un altro Far West. Certo. E questo fu il senso di questo trattato, mi pare del 67 più o meno, e comunque in quel periodo, prima dello sbarco sulla Luna. E meno male che c'è stato, perché è un riferimento, in quanto lo stesso Trump ultimamente ha parlato
di conquiste spaziali che potessero avere fine anche l'occupazione dello spazio. Ma stiamo scherzando, stiamo diventando ridicoli. Ecco, ora non c'è un'organizzazione vera e propria, però c'è questo impegno. Allora è stato fatto dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, e qualcuno potrebbe dire, ma l'hanno fatto loro, e con quale e a quale titolo? E perché? Dovrebbe essere il mondo intero, visto che noi ci poniamo il problema della colonizzazione. Siamo noi che dovremmo tutti quanti insieme, come ONU, come Nazioni Unite, dire, beh, rifirmiamo, ritrattiamo questa cosa. Nel 79 ricordo che il problema è stato ritrattato. È stato ritrattato in termini un poco diversi, no? Dicendo, quasi volendo dire, che nessuno poteva più utilizzarlo in qualsiasi modo anche dal punto di vista economico. E questo trattato che è stato fatto poi nel 79, questo trattato proprio sulla Luna, cioè che voleva proibire proprio lo sfruttamento, anche militare e commerciale, beh, è stato firmato, ma non più da queste grandi nazioni. È stato firmato dalle potenze, diciamo, che non hanno possibilità spaziali, le Filippine, il Kazakistan, il Pakistan, il Perù, poi ce ne saranno anche altre. Però che io sappia, sono poche le nazioni che l'hanno firmata e non le nazioni potenti nel nostro paese. E quindi è rimasta questa zona grigia. Quindi c'è uno scenario che potrebbe far immaginare un nuovo Far West. E io mi auguro che prima o poi venga posta l'attenzione, perché sono tanti, non solo quelli che tu hai detto, questi miliardari che vogliono organizzare i viaggi turistici nello spazio, ma ci sono quelli che stanno pensando di buttare, come tu dicevi, la spazzatura in alcuni luoghi dello spazio. E si tenga conto che già c'è una spazzatura spaziale che è spaventosa. Le sonde, i satelliti spaziali, geostazionari, eccetera, che sono stati utilizzati, o missili o sonde che poi si disperdono. E dove vanno a finire? E le abbiamo lanciate noi e sono lì, nessuno le va a recuperare. Queste sonde e questi missili e questi satelliti, i resti, sono pericolosissimi e devono essere anche calcolati ai fini anche dei percorsi spaziali che si intendono fare, oppure delle missioni spaziali che si intendono fare. E qualcuno, sta pensando di lanciare le sostanze nocive e pericolose, perché metterle sulla Terra? Mettiamole nello spazio. Del resto rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con l'Africa, o con il Terzo Mondo, o il Quarto Mondo, dove abbiamo portato le sostanze nocive e oggi ce le troviamo e se le trova l'umanità. E non a caso succede quello che succede. Ma del resto è ancora grave quello che sta avvenendo, e qui c'è un altro giro di affari, e mi fa piacere dirlo, perché così potremmo scoraggiare qualcuno che magari fa queste fesserie, quelle di intitolare le stelle a qualche bambino, o a qualche amante, o a qualche, diciamo, figlio per occasione di battesimi, cresime, prime, diciamo, comunioni o compleanni, o feste particolari. Sono delle truffe, nessuno può dare il nome a queste agenzie, dato che si paga anche dalle 15 alle 50 euro e qualcuno addirittura 200 euro, fanno pagare online, fanno questi affari. Beh, allora diciamo che non è possibile, non ci sarà nessun catalogo generale, spaziale, che porterà il nome di Maria, Mario, Marco, Teresa, Francesco, eccetera. Perché non può essere, c'è un'organizzazione internazionale astronomica che assegna il nome alle stelle o ai corpi celesti nuovi trovati, e faranno parte di un nuovo catalogo generale, o di un catalogo che ormai è assodato, che è Messner chiamato, ma che non può essere un cittadino né una società che si forma. E anche su questo bisognerebbe fare delle inchieste. Perché ci sono dei business che sono straordinari. Quindi sullo spazio, anche sullo spazio si fanno affari. La criminalità non si ferma di fronte a niente, trova incentivi in tutte le cose. Dobbiamo stare attenti noi. È l'ignoranza a volte che mette in condizione anche di far crescere forme di criminalità o di sfruttamento che non sono assolutamente, ecco, lecite, possibili, insomma.
Professore, io non oso pensare cosa succederà tra 10, 20, 50 anni, perché davvero le questioni che solleviamo sono questioni complicatissime e insomma non sarà facile gestire il mondo nel prossimo futuro, perché questo mondo è ricco di grandissime opportunità, di straordinarie opportunità, però non so fino a che punto, insomma, il genere umano riesce a gestirle in modo corretto, perché ogni volta, insomma, vedevo un documentario l'altra sera che il povero Keplero era costretto a fare l'oroscopo al re, al principe che lo finanziava, cioè per dire, è Del per resto dire. Galileo dovette parlare del suo cannocchiale come se l'avesse inventato lui, quel cannocchiale che aveva preso dall'Olanda, e lo fece vedere al Doge perché aveva bisogno di finanziare un suo progetto spaziale. E quindi questa è la situazione, purtroppo, che si verifica. Assolutamente. Ritorneremo su questi argomenti davvero interessanti, ma mi permetto di dire, professore, anche un po' preoccupanti, perché No, sì, qualsiasi cosa, Mario, qualsiasi cosa dipende da come la utilizziamo. Un fiore è una cosa straordinaria, però potrebbe essere utilizzato magari come frusta, no, nei confronti di un bambino e certo. fare un danno notevole. Allora dipende molto e solo da noi, da come noi utilizziamo le cose, dall'amore che noi mettiamo nelle cose, nella nostra vita. Abbiamo bisogno di riscoprire, di essere convocati dall'amore. Io credo che questo deve essere il nostro motto, essere convocati, cioè sollecitati ad andare a essere presenti dall'amore, non da altre cose. Assolutamente sì. Professore, come al solito, una chiacchierata edificante, ricca di spunti, ricca di riflessioni. Noi ci risentiremo nel prossimo fine settimana. Buon sabato e buona domenica, professore Melchionda. Grazie. Grazie altrettanto a tutte e a tutti, grazie. Grazie, grazie.